In questo nuovo video vi vorrei illustrare le vicende legate alla presenza massonica italiana del Grande Oriente d'Italia in Tunisia. Cari tutti, il mio nome è Manuela, sono una storica che si occupa di massoneria. Oggi vi parlerò della presenza di alcune logge italiane in territorio tunisino. La presenza degli italiani in Tunisia è spesso associata a spinose questioni politico-diplomatiche che hanno caratterizzato i rapporti italo-francesi tra il 1870 e il 1945. La storiografia tradizionale si è concentrata spesso sulla cosiddetta questione tunisina, trascurando la realtà complessa della presenza degli italiani nel paese nordafricano. Tra le minoranze nazionali presenti in Tunisia negli ultimi 200 anni, la comunità italiana è stata la prima per periodo di insediamento e per numero. La sua presenza organizzata risale a un secolo prima dell'occupazione francese, avvenuta soltanto nel maggio del 1881. All'emigrazione italiana, dovuta a ragioni economiche, si affiancava un'emigrazione politica, specie nella prima metà dell'Ottocento, dopo il fallimento dei moti risorgimentali, quando molti giovani carbonari e mazziniani presero la via dell'esilio eleggendo la Tunisia come loro nuova dimora. A Tunisi trovarono un ambiente favorevole per continuare la lotta per la causa italiana, senza i rischi che affrontavano in patria. Questi rifugiati erano spesso organizzati in logge massoniche e la comunità italiana era in ottimi rapporti con la popolazione indigena, grazie alle numerose istituzioni di pubblica utilità. Gli italiani avevano fondato istituti di credito e cooperative, mentre la società Dante Alighieri, con rappresentanze a Tunisi, Sfax e Biserta, si occupava prevalentemente dell'istituzione e dell'organizzazione di scuole e corsi di italiano. Gli storici sono discordi nello stabilire la data certa dell'arrivo della massoneria nel paese nordafricano. Alcuni autori vicini ad ambienti ebraici ipotizzano che sia stato nel 1773, quando i Grana arrivarono a Tunisi. Ma lo storico della massoneria, Dudley Wright, indica l'anno 1821. Secondo questo autore, la massoneria arrivò con la massiccia emigrazione a Tunisi di partenopei, già membri attivi in Italia del Grande Oriente di Napoli. Il Grande Oriente italiano e poi il Grande Oriente d'Italia crearono nel primo periodo della loro diffusione in Tunisia le logge Attilio Regolo nel 1862, il Risorgimento nel 1870, Concordia e Progresso nel 1867, Fede e Costanza e Cartagine Utica nel 1862. Secondo alcune fonti, la prima loggia regolare impiantata in Tunisia per opera di un'obbedienza italiana fu la Cartagine Utica. La loggia, per trovare i suoi membri, avrebbe attinto al bacino della precedente immigrazione italiana seguita ai moti di Napoli del 1821, con l'arrivo di numerosi immigrati politici massoni appartenenti appunto al Grande Oriente di Napoli. A Tunisi nacque così un importante centro massonico italiano che operava senza l'autorizzazione del Bey, riunendosi segretamente alla periferia della capitale, oppresso le antiche cisterne romane vicino alle rovine di Cartagine. Nel 1865 la loggia Cartagine Utica fu rinominata Figli Scelti di Cartagine Utica, che nel tempo fu affiancata da altre due logge, Nuova Cartagine e Attilio Regolo. La Figli Scelti di Cartagine Utica era un baluardo della massoneria in Tunisia e fungeva da tramite tra i massoni italiani emigrati e il Grande Oriente d'Italia, che beneficiò della scelta di molti massoni di origine italiana di abbandonare una loggia francese per erigerne una nuova alle dipendenze dell'obbedienza italiana. Negli anni successivi si hanno notizie lacunose fino ad arrivare al Novecento, quando il Grande Oriente d'Italia fondò numerose logge come la Veritas, la Fides e la Mazzini. Questa nuova fase di sviluppo massonico segue un periodo in cui le logge italiane e in generale tutto il sistema massonico tunisino soffrirono delle tensioni tra le comunità italiane e francese. Questa rinnovata vitalità fu considerata come un primo importante passo verso la piena collaborazione tra italiani e francesi, ma si dovrà attendere la fine della Prima Guerra Mondiale per ristabilire la piena cooperazione tra le obbedienze. Ciò avvenne grazie al trattato firmato il 15 febbraio del 1920 dal Grande Oriente d'Italia e dalla Grande Loggia di Francia. L'avvento del fascismo determinò un rallentamento delle attività massoniche, che però non furono bloccate completamente, tanto che nel 1926 fu fondata la Loggia Mazzini Garibaldi, anche con l'apporto di alcuni membri del consolato italiano, fondata quindi dopo la costituzione del Grande Oriente in esilio. La neonata Mazzini Garibaldi era in continuo fermento,
con un'attività che consisteva anche nell'introduzione clandestina in Italia di opuscoli di propaganda antifascista che arrivavano tramite il massone Sante Zammitto, ufficiale della Maniera Mercantile, che per lavoro viaggiava frequentemente sulla tratta Tunisi-Palermo. I pamphlet erano stampati in Francia a cura della loggia Giustizia e Libertà, con la quale la loggia tunisina era in continuo contatto. La stessa fondazione della loggia era del resto una sfida al fascismo e tra i fondatori ebbero un ruolo di rilievo Giulio Barresi e Enrico Furti. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto l'argomento ti prego di mettere un like, di iscriverti al canale YouTube, di cliccare anche sulla campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato sui video.